le riforme sillane non riuscirono a pacificare la Repubblica, poiché il Senato non era in grado di esercitare una guida salda ed era costretto a fare i conti con uomini forti, ambiziosi e dotati di ascendente sull'esercito. Infatti, nel periodo immediatamente successivo alla morte di Silla, nel decennio che va dal 78 al 68 a.C., emersero due figure di capi militari che nel giro di una decina d'anni assunsero un ruolo politico sempre più rilevante: Pompeo, un nobile ricco e ambizioso, luogotenente di Silla, che aveva eliminato i seguaci di Mario in Africa guadagnandosi l'appellativo di Magno, e Marco Licinio Crasso, ricco cavaliere, anch'egli luogotenente di Silla. Di nuovo fu una situazione di crisi e di instabilità a determinare l'ascesa politica dei due generali, in particolare di Pompeo. Il Senato decise infatti di affidarsi a loro per risolvere alcune tensioni che rischiavano di compromettere il dominio di Roma in Spagna e in Italia. Vediamo quali nel dettaglio. Il primo focolaio di tensioni era costituito dalla Spagna. Qui un seguace di Mario, il generale Sertorio, stava di fatto riorganizzando la provincia di Spagna in completa autonomia rispetto alla volontà del Senato e della Repubblica. La presenza di Sertorio in Spagna era ben presto diventata l'ultimo baluardo, l'ultima roccaforte dei seguaci di Mario e del Partito dei Popolari. Dal punto di vista del Senato, esso sembrò configurarsi come una sorta di governo in esilio. Come tale, rappresentava una minaccia per la stabilità delle province e dell'ordinamento della Repubblica, e come tale andava eliminata. Il timore di una discesa in Italia di Sertorio persuase dunque il Senato ad affidare un comando straordinario a Pompeo, che sconfisse il generale Mariano nel 72 a.C., guadagnandosi un'enorme popolarità. Il secondo fattore di instabilità, più o meno in contemporanea con la vicenda di Sertorio, era rappresentato dalla rivolta degli schiavi. Nell'estate del 73, un capace gladiatore di origine tracia, Spartaco, aveva convinto i suoi compagni che era preferibile perdere la vita per combattere per la libertà piuttosto che per divertire gli spettatori. Così un gruppo di gladiatori, evaso dalla scuola gladiatoria di Capua, capitanato da Spartaco, dette vita a una rivolta alla quale aderirono 70.000 uomini, non solo gladiatori e schiavi, ma anche indigenti e diseredati di ogni sorta. La consapevolezza del pericolo indusse il Senato ad affidare un comando particolare a Marco Licinio Crasso, che guidava ben 10 legioni. Lo scontro avvenne in Lucania nel 71 a.C. Decine di migliaia di schiavi, tra cui lo stesso Spartaco, vennero uccisi sul campo o fatti prigionieri e crocifissi lungo la via Appia. I pochi che riuscirono a salvarsi tentarono la fuga verso nord, ma in Etruria furono intercettati dalle truppe di Pompeo, che stava tornando dalla Spagna, e definitivamente annientati.